Siamo alla sesta giornata del campionato di Eccellenza Lucana. Le squadre che vedete di fronte sono quelle del Soccer Lagonegro 2004 contro la compagine del Rossoblu Potenza. Vediamo Mastroberti in possesso del pallone, il pallone in mezzo di testa, è bravo il giocatore Agrello che respinge. Lo Scudiero scende in questo momento, il giocatore Puoli in area, il tiro, la respinta. Il tiro di Morena e la respinta della difesa. Azione che riesce a concretizzare, a portare alla fine, riesce a creare un pericolo per la squadra. Mentre adesso c'è Gallone che compie un autentico miracolo. Tutti indietro, palla in mezzo di testa e la rete del numero 4, vale a dire Vukcevic. Nicola Vukcevic ha realizzato la rete dell'1-0 al trentesimo. Ancora in avanti la squadra del Potenza, pronto a scendere ed è bravissimo a chiudere Michele Malito. Siamo a 5 minuti dalla fine del primo tempo, risultato, voglio ribadirlo, di 1-0, però c'è Gallone che compie un autentico miracolo. La difesa del Lagonegro si era fermata letteralmente. Secondo tempo della partita tra Soccer Lagonegro e Rossoblu Potenza. Somma alla battuta. Somma, palla in mezzo, pericolosissimo. Svettono i giocatori del Potenza e riescono ad evitare che Salomone arrivi sul pallone. È una partita di quelle che quando si gioca con le prime della classe, come abbiamo detto tante volte, riesce difficile veramente fare qualcosa. Ed ecco il secondo gol. Peccato, perché su calcio di punizione basta, è arrivato il secondo gol per il Potenza. Mentre il Malfelotto, classe 94, il gioco degli under è stato fatto precedentemente perché il giocatore, quindi calcio di rigore. Franco La Terza, una spiegazione su questo rigore. Ma l'abbiamo visto, io non so se è stato fatto un fallo, credo proprio sul ragazzo, che su Puoli, ecco, adesso non mi veniva, credo che sia stato lui ad aver subito un fallo, se non ho visto male. L'arbitro è andato molto deciso, quindi ha segnato questo calcio di rigore. Giuseppe Salomone, 7 reti fino adesso in campionato. Concentratissimo il bomber di Caselle in Vitteri, che spiazza il portiere avversario, quindi la rete dell'1-2 e l'arbitro dà la fine delle ostilità. Una bella partita, due belle squadre, due squadre che hanno giocato a calcio, due squadre che fino alla fine hanno lottato per il risultato. Abbiamo dominato tutto il primo tempo, credo che 1-0 era anche un risultato molto, abbastanza bugiardo, però il calcio è questo, quando non si fa gol. Purtroppo comunque abbiamo letto bene anche il secondo tempo e ci sta pure che il Lagonegro doveva premere perché doveva raggiungere il pareggio, e comunque secondo me anche il rigore è stato molto aiutato dall'arbitro. Diciamo che era aperta la partita su quell'episodio, che secondo me l'ha aiutato molto l'arbitro, però poi non posso dire niente ai miei ragazzi, solo di quelli che avevano sbagliato dei gol. Mister Masullo, si doveva giocare solo il secondo tempo e il Lagonegro sicuramente ha fatto un'altra partita. Ma comunque penso che il Potenza sia una, non lo penso io, l'abbiamo visto tutti quanti, una buona squadra con un tasso tecnico molto alto che praticamente fa la differenza, perché poi andare a chiudere questi ragazzi che sono bravi l'uno contro uno, saltano gli avversari, creano superiorità numerica, ci hanno messo un attimo in difficoltà. Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo entrati con un atteggiamento molto rimessivo, molto guardingo, non abbiamo mai alzato il baricentro, abbiamo aspettato e questo ha fatto sì che non riuscissimo a giocare assolutamente nessuna palla, eravamo lunghi con i reparti, la difesa molto spesso si arroccava davanti all'area di rigore. Ripeto, non mi è piaciuta, poi abbiamo preso un solito gol da palla da fermo e questo mi ha fatto molto arrabbiare, perché ripeto, potevamo prendere gol in tutti i modi, ma in questo modo no, perché ogni volta sono le stesse disattenzioni. Sì. Il secondo gol, devo dire la verità, non me ne sono proprio accorto, e se l'avete visto meglio di noi ce lo potete descrivere. No,
solita situazione, una palla scodellata in aria, mischia, la prendono sempre gli altri, noi siamo sempre in ritardo, eppure su queste situazioni ci lavoriamo attentamente in settimana, perché più volte faccio esercitazioni proprio mirate a queste situazioni, però naturalmente l'allenamento è una cosa e poi si va in campo, i giocatori devono tenere la massima concentrazione, l'uomo non si deve mollare, lo si deve tenere ben stretto. Noi non utilizziamo soltanto una marcatura uomo, ma utilizziamo anche una zona mista, quindi sia zona che uomo, ma purtroppo sistematicamente prendiamo gol. Secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, naturalmente c'è anche un po' del Potenza che ha arretrato un po' il baricentro, comunque loro hanno fatto grande quantità nel primo tempo, si sapeva che non potevano reggere 90 minuti a pressarci. Secondo tempo, come loro sono calati, noi siamo usciti, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo giocato bene, non abbiamo creato moltissimo, qualche situazione così in aria anche noi, ma loro naturalmente si chiudevano ad 8 davanti alla difesa, quindi il gol l'abbiamo cercato fino all'ultimo, però penso che alla fine oggi Potenza ha meritato.